Continuano le proteste degli autotrasportatori pugliesi anche per il rincaro dei prezzi dei carburanti. Aderendo al movimento dei forconi che dalla Sicilia sta ormai prendendo piede nello stivale, anche a Francavilla Fontana ci si ritrova dinanzi ad una protesta pacifica testimoniata dalle pattuglie dei carabinieri e vigili urbani presenti in zona industriale. Proprio qui, all'altezza dello svincolo per Carosino, San Marzano, Sava e Manduria, campeggiano striscioni e si alza lieve il fumo di alcuni fuochi accesi dagli autotrasportatori in protesta, che contano di restare fermi su quel tratto finché non ci saranno miglioramenti. Sono uno che a mezzi di trasporto faccio un po' di tutto e mi sono accodato a questa associazione che si sta facendo una manifestazione pacifica, non da sequestratori come ci hanno interpellato stamattina. Dice che abbiamo sequestrato gli operai della zona industriale. Noi non abbiamo sequestrato nessuno, anzi sono stati gli operai ad aderire, ad fermarsi e ritornare indietro. Finalmente una cosa seria, si sta facendo veramente una cosa seria, perché il carburante è arrivato alle stelle, è da ieri sera che stiamo al freddo, in mezzo alla strada col fuoco acceso. Quanti siete più o meno? Siamo una cinquantina di persone, tutti che hanno problemi economici. Della zona industriale di Francavilla o anche di altre realtà? No, noi siamo da Francavilla, dalla zona industriale non c'è proprio nessuno, proprio quelli che hanno tanti mezzi e a noi ci stanno escludendo dalla loro realtà. Che cosa chiedete? Chiediamo che il carburante si abbassi, un po' di lavoro in più e poi una mano un po' da tutti i politici che noi abbiamo votato. Pochi chilometri di strada e ad Oria ci si ritrova dinanzi un altro blocco stradale. Qui quanti siete? Siamo parecchi, siamo forse una centinaio, 80 su per giù, insomma. Siamo qua, siamo con 70 mezzi fermi. Vogliamo soltanto una cortesia al governo Monti, che vada via, non vogliamo altro, nessuna appellazione, nient'altro, andare via e basta, che si stia a casa sua a fare il professore se lo sa fare. La situazione che si è creata del caro gasolio è in realtà in costante crescita, non dipende solo dal governo Monti. Il problema nasce che forse dice che lo porteranno a 2 euro. Se è vero è bugia, ci credo, anzi alla gente, no, questo governo che secondo me è incapace di tutto e per tutto. Di conseguenza non so che dire, sono senza parole, andate via e basta. Vogliamo soltanto l'Italia che sia nostra e di nessun altro. Fino a quando continuerete la vostra protesta? Finché non avremo una risposta efficiente.